Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Io sono Armin Calotti, sono marketing manager per l'Italia in Netrix e oggi vi diamo un benvenuto insieme ai colleghi Maurizio Taglioretti e Rosario Bonanno. Grazie per esservi registrati per partecipare al nostro webinar Come gestire e mettere al sicuro i propri dati. Ma prima di passare la parola a Rosario e a Maurizio, che saranno le voci narranti di questa giornata insieme, volevo darvi alcune informazioni veloci e utili. Questa è una sessione registrata, per cui alla fine condivideremo con tutti i partecipanti le registrazioni, nonché le slide che stiamo utilizzando. Se doveste avere qualsiasi domanda oppure doveste avere problemi, potete contattarci in qualsiasi momento nella sessione della chat. Alla fine del webinar risponderemo a tutte le vostre domande. Ora a breve vi faccio vedere anche come poter inviarci le domande. Questa sessione durerà più o meno un'ora. Vediamo insieme quella che è l'agenda di oggi. Partiremo col vedere quello che è il principio del privilegio minimo, per poi passare alla gestione degli utenti privilegiati. Ransomware e sicurezza saranno poi, seguiranno. E alla fine, dopo questa prima parte raccontata, passeremo a una vera e propria sessione di demo in cui Rosario ci guiderà in maniera pratica, ci farà vedere la soluzione, come poter rispondere a questi quesiti. Ed infine, come dicevo, risponderemo alle vostre domande nella sessione di Q&A. Se doveste mandarci qualsiasi domanda, lo potete fare nella sessione che si trova nella vostra finestra, in questions, quindi potete scriverci ed inviarci le vostre domande o se doveste avere dei problemi in qualsiasi momento. Se voleste chiudere oppure aprire questa finestra, basta che clicchiate sulla freccia rossa in alto a sinistra. Se volete guardare il webinar in modalità full screen, quindi a schermo intero, potete cliccare su questo quadratino sotto alla freccia rossa, e appunto per qualsiasi domanda non esitate a contattarci. Ora passo la parola a Maurizio e iniziamo il racconto di quest'ora insieme. Oh, benissimo, buongiorno a tutti, grazie Armida. Siamo tornati dopo l'esperienza della scorsa settimana. Speriamo, incrociamo le dita che vada tutto bene. No, battuta a parte, è stato un problema tecnico. Quindi riprendiamo da dove eravamo rimasti la scorsa settimana. Anzi, partiamo da una novità. Innanzitutto volevo chiedervi conferma se vedete lo schermo. Dovreste vedere in questo momento la slide da Netrix Breaking News e se mi sentite bene, se potete confermare in chat, così vado tranquillo. Tutto ok, confermo, perfetto. Allora, come dicevo, rispetto alla scorsa settimana, delle novità ci sono. Iniziamo con la novità, dovreste aver ricevuto o magari letto nei media la novità. Abbiamo acquisito una nuova società, Policy Pack, una società sempre che si occupa, un vendor chiaramente di software, che si occupa sempre di security nell'ambito sicurezza, compliance, per cui sempre nell'ambito legato alle piattaforme esistenti di Netrix. La novità è che si occupa di sicurezza degli endpoint, quindi andiamo ad aggiungere anche questo tassello al nostro portafoglio di offerte. Chiaramente l'acquisizione è fresca di ieri, per cui avrete possibilità nei prossimi giorni, settimane, di avere un webinar, una presentazione ad hoc del prodotto. Nel frattempo, se volete andare a vedere il sito, è proprio www.policypack.com, quindi per avere qualche informazione maggiore sul prodotto, sui prodotti, anzi sulla piattaforma che bene si adatta sia alle aziende che agli MSP. Però, ripeto, avremo più informazioni più avanti. Parlavamo la scorsa settimana di risk assessment, quindi di quello che se noi guardiamo il framework, in questo caso è quello della NIST, ma anche di ISO 27001, di PCI DSS,
quello che necessitano le aziende per mettere in sicurezza i dati, che poi sono la fonte primaria di reddito per le aziende, quindi il business gira sul dato, il dato gira sul supporto informatico, ormai possiamo dire al 100%, ma sono anche il target dei ragazzi cattivi, degli hacker, quindi i famosi ransomware. Mirano a prendere possesso del dato, poi richiedere un riscatto o ad essere venduti nel dark web. Ecco, l'approccio iniziale è quello di attuare un assessment basato sul rischio, come è ben indicato, vedete qui in grassetto anche dal framework del NIST. Basato sul rischio, attenzione, non parliamo solo di rischio IT, certo che il rischio IT è collegato al dato, è collegato al business, ma proprio perché di business si tratta, quando parliamo di risk assessment, dovrebbe essere un tavolo esteso a tutti gli attori all'interno dell'azienda, quindi bisognerebbe, iniziare a parlare con la proprietà, con le risorse umane, con il marketing, per capire quali sono i dati e gli asset importanti per loro, per il business, e per poi andare a costruire questo layer di sicurezza. Abbiamo parlato prima di ransomware, questa minaccia in continua crescita. Il caso Regione Lazio, non mi dilungo a lungo su quello che è successo. Ci tengo ancora a sottolineare che prendiamo le distanze da chi ha puntato il dito contro Regione Lazio dicendo sono degli irresponsabili. No, quando succede qualcosa, bisogna cercare tutti assieme di collaborare e di capire come è successo per evitare poi che torni ad accadere non solo in Regione Lazio, ma nelle altre regioni, perché non è solo un caso la Regione Lazio, è stato un caso eclatante. Potremmo qui criticare, tra virgolette, la comunicazione che è stata data post incidente, ma gli incidenti capitano tutti. Qui vedete nomi noti e meno noti, non ultimo notizia di pochi giorni fa, di un paio di giorni fa, l'attacco a SIAE. È già stato chiesto un riscatto, ma addirittura sembra che i dati siano già disponibili nel dark web. Detto questo, al di là della gestione del rischio, quindi di capire come gestire questo rischio, analisi che, ripeto, dovrebbe essere fatta inizialmente prima ancora di iniziare ad utilizzare lo strumento informatico, ci sono degli accorgimenti, quindi ci sono delle best practice che non voglio qui farvi la lezioncina, tra virgolette, ma ricordare che, per esempio, se l'attacco parte da un PC o vengono scalate le credenziali di un dipendente, una best practice sarebbe quella di applicare il principio del minimo privilegio o del privilegio minimo. Cosa vuol dire? I nostri utenti dipendenti dovrebbero avere accesso ai dati che per funzioni aziendali devono accedere. Mi spiego meglio. Il responsabile commerciale di un'azienda deve accedere sicuramente ad alcuni dati dei clienti, dovrà accedere all'indirizzo email per inviare email al cliente, al numero di cellulare per contattare il cliente, all'indirizzo fisico del cliente, ma magari non deve avere accesso ai riferimenti bancari, al numero di carta di credito se facciamo delle vendite online, perché in quel caso sarà il dipartimento finance, quindi chi deve erogare le fatture, chi deve andare ad incassare il quantum dal cliente, ad avere accesso a questi dati. Chiaramente, per applicare il principio del privilegio minimo, il primo step, che se torniamo indietro al framework anche del NIST, è quello della discovery. Quindi innanzitutto devo capire quali sono i contenuti, quindi cosa ho all'interno dei miei file, dei miei silos, dei miei server, dei miei database, per poi andare ad analizzare chi deve avere accesso a questi dati. In questo caso possiamo poi identificare e revocare le autorizzazioni eccessive, quindi esempio di prima, se un commerciale ha accesso a una share di rete dove all'interno ci sono i dati finanziari, possiamo andare a revocare questi dati. E possiamo anche andare ad oscurare automaticamente i dati. Questo è come best practice. Poi Rosario, nello specifico, appena finisco ancora un paio di slide, vi farà vedere come con la tecnologia, chiaramente con le tecnologie che mettiamo noi a disposizione dei clienti, si possono attuare queste cose in automatico. È vero che si potrebbe anche, o si può fare manualmente, ma
la mole di dati che abbiamo, che è sempre in continua crescita, perché ci può essere l'errore umano, perché ci può essere la volontà. Quindi se io vado a classificare, esempio banale, manualmente i dati, o do l'opportunità al dipendente di applicare manualmente dei label, quindi di dichiarare se un file è sensibile, privato oppure pubblico, chiaramente al di là dell'errore umano ci potrebbe essere anche la volontà. Se io ho intenzione, sono il famoso insider, di fare qualcosa di malevolo, non so, di inviare un dato esternamente, chiaramente se ho la possibilità di togliere il flag, la classificazione, posso anche inviarlo senza rischio. Quindi è per questo che abbiamo la tecnologia che può arrivare a supporto. Un altro caso d'uso è la gestione dei cosiddetti utenti privilegiati. Gli utenti privilegiati sono quelli che hanno il passepartout, gli amministratori di sistema. Non sempre sono utenti che abbiamo all'interno dell'azienda, perché possono essere consulenti esterni, amministratori di sistema che devono fare di società esterne manutenzione sui nostri asset, o nel caso di managed service provider, quindi dei famosi MSP, sono loro che poi alla fine hanno i privilegi per accedere alle risorse, agli asset delle proprie aziende clienti. Quindi un attacco, anzi molti degli attacchi, partono proprio scalando le credenziali di un amministratore di sistema. Se io, ladro, riesco a scalare le credenziali di un amministratore di sistema, per cui ad avere il passepartout, una volta che ho accesso alla rete con queste credenziali, posso muovermi liberamente all'interno. Non ho forse nemmeno necessità di fare dei lateral movement, no? Lateral movement significa ho scalato le credenziali di un utente che ha un minimo privilegio, quindi devo muovermi all'interno dell'azienda per andare a capire se posso accedere, a quali risorse posso accedere. Addirittura se scalo le credenziali di un amministratore di sistema, posso accedere a tutto all'interno. È come se in albergo io rubo il passepartout, quindi la chiave elettronica della donna delle pulizie di servizio, posso accedere contemporaneamente a tutte le stanze di tutti i piani dell'albergo. Ecco che anche in questo caso, come best practice, quindi a livello di policy, bisognerebbe identificare innanzitutto quali sono gli utenti reali, quindi quelli che sono amministratori di servizio, di sistema, ma utenti reali, e quelli che sono gli utenti di servizio. Molte volte vengono, non dico dimenticati, si creano utenti di servizio perché le applicazioni hanno bisogno di scrivere su database, perché banalmente ho un servizio centralizzato di aggiornamento degli antivirus, per cui l'utente di servizio deve andare ad applicare gli aggiornamenti sulle varie macchine all'interno della mia infrastruttura, e quindi si creano questi utenti di servizio che comunque hanno diritti amministrativi alti, perché molte volte devono andare a scrivere su un database o ad installare software o aggiornamenti sulle macchine, e hanno uno username e una password, lo creiamo e ce lo dimentichiamo. Quindi dobbiamo andare innanzitutto a sapere un po' come la parte sul dato della discovery, quindi andiamo prima a capire quali sono gli utenti reali, quali sono gli utenti di servizio, riduciamo al minimo i privilegi, ovvero se un utente amministrativo ha necessità di accedere a una determinata risorsa, diamogli le credenziali, quindi basate, e i privilegi per accedere solo a quella risorsa in un determinato tempo. E poi andiamo automaticamente magari ad eliminare questi utenti privilegiati. È inutile tenere degli utenti amministrativi privilegiati anche all'interno di un vault. Molti potranno dire sì, ma noi abbiamo un vault che è una cassaforte, se facciamo un parallelo nella vita reale per la sicurezza logica, dove all'interno ho tutti gli username e password degli amministratori di sistema. Quindi una volta che necessitano di questo username, apriamo la cassaforte ed eroghiamo la password. Peccato che per aprire il vault, la cassaforte, serve sempre un nome utente, una password. Quindi il pericolo, se vogliamo, è ancora maggiore, perché se vengono rubate o scalate le credenziali del vault, l'utente malevolo che entra all'interno avrà a disposizione le credenziali di tutti gli utenti amministrativi di servizio e non per andare all'interno dell'azienda. Anche qui, sottolineo, nella prossima sessione Rosario vi farà vedere
toccare con mano quali sono le soluzioni dal punto di vista tecnologico che si possono adottare. Ultimo, ma non ultimo, ne abbiamo ampiamente parlato, quindi parliamo in questo momento di ransomware che, se vogliamo, è anche di moda proprio in virtù degli ultimi attacchi che sono avvenuti o di quanto leggiamo giornalmente sui media, sui giornali, sulle testate, non solo di information technology, ormai vedete che ne parlano anche i media principali, le televisioni, i telegiornali e così via. Parliamo quindi del ransomware, ma della security in generale, quindi indipendentemente da come e da dove è partito l'attacco, la cosa determinante è che bisogna rilevare immediatamente, nel più breve tempo possibile, quando siamo attaccati. Ho partecipato ultimamente a un evento in Bulgaria, InfoSec, uno degli eventi più importanti dei paesi balcanici, e insomma il life motive, il titolo dell'evento era Cyber Resilience. Durante una tavola rotonda ho detto: è inutile continuare a parlare di resilienza, peraltro questa parola che mi ero ripromesso già da un anno di non citare più, però la leggiamo continuamente, viene citata continuamente. La resilienza è la capacità di adattamento. Noi, o quantomeno le nostre aziende e i supporti tecnologici che abbiamo, sono già resilienti, ma da illo tempore. Quando nel 1930 mi occupavo di antivirus con John McAfee, l'antivirus era resiliente perché, a seguito della nascita di un nuovo virus, veniva creata nel tempo minore possibile, diciamo, per reagire, una signature, quindi diciamo un aggiornamento dell'antivirus per reagire all'attacco. Quindi l'antivirus era resiliente, si adattava alla nuova situazione. Noi siamo resilienti, siamo. Purtroppo, per questa pandemia, le nostre aziende sono state costrette ad abilitare i nostri dipendenti a lavorare da casa, quindi ci siamo dovuti adeguare alla nuova, anche se non mi piace il termine, normalità, perché non è una normalità, quindi abbiamo dovuto dotare i nostri dipendenti, qualora non ne fossero ancora dotati, di VPN, di laptop, di webcam, di connessioni sicure, di connessioni internet da casa, quindi siamo stati resilienti. Il problema non è la resilienza, è la velocità. Quindi, che l'attacco arrivi via ransomware, che scalino le credenziali, per security in generale, bisogna essere veloci. Quindi io parlai di cyber velocity. Anche in questo caso, come facciamo? Dobbiamo accorgerci nel più breve tempo possibile. Non è possibile che un'azienda oggi venga colpita da un ransomware con tutti gli strumenti che abbiamo dal punto di vista tecnologico, e che, sottolineo ancora, Rosario adesso vi farà vedere, se ne accorga dopo 24-48 ore, quando ormai tutti i nostri asset, tutti i nostri dati, i nostri silos sono stati criptati. Anche perché un ransomware non è che mi va a criptare centinaia di server e migliaia di client in un'ora, in mezz'ora, in 10 minuti, ci impiega diverse ore. Quindi la velocità, ancora una volta, avere visibilità e accorgersi immediatamente. Detto questo, io lascio la parola a Rosario, che, ricalcando quanto vi ho fatto vedere, quindi per i 3 casi d'uso, vi farà toccare con mano quali sono le soluzioni dal punto di vista tecnologico. Nel frattempo, non so se non abbiamo parlato prima, non so se Armida deve lanciare un sondaggio. Perché avevamo anche un sondaggio, non so se sono in grado io di lanciarlo o no. Ah, sì, ok, Armida ha lanciato un sondaggio, quindi rispondete al sondaggio nel frattempo che io passo la palla. Grazie Maurizio. A Rosario. Ok, quindi rispondete al sondaggio, dopo magari al termine della presentazione, non della presentazione perché non è una presentazione, ma una demo di Rosario, possiamo analizzare quali sono le risposte, quindi vediamo se già Rosario è in grado di rispondere alle vostre preoccupazioni. Come diceva Armida, nella chat potete fare domande, mentre Rosario avanti, io e Armida controlliamo le domande, quindi se per caso c'è una domanda specifica su un argomento, una tecnologia che sta trattando Rosario, magari mi permetto di interromperlo e di rispondere, o altrimenti al termine
della sessione di Rosario avremo una sessione di domande e risposte, quindi cercheremo di rispondere a tutte le vostre domande. Detto questo, mi taccio perché avevo promesso a Rosario di occupare un quarto d'ora, ma vedo che sono già andato oltre i 20 minuti. Quindi lascio a te la parola, chiudo anche la webcam, così vi concentrate su Rosario. Grazie mille Maurizio. Solo vi chiedo una cortesia, mi passate il presente? Sì, un secondo, è ancora live Andiamo in sondaggio, il perfetto. sondaggio, sì, ci siamo quasi, per cui a breve lo chiudo e poi insomma, Ok, grazie mille. passo. Intanto, buon pomeriggio a tutti. Grazie per essere qui quest'ora, a passare quest'ora insieme a noi. Ora, lato mio, vi farò vedere. Dal punto di vista tecnologico, come possiamo indirizzare tutta una serie di punti che ha introdotto Maurizio. E, quindi aspettiamo solo la fine del sondaggio, che tra l'altro sto guardando i risultati, è estremamente interessante, ma non vi preannuncio nulla, lo vedremo alla fine, mi sa, no? Quindi aspettiamo un attimo e poi partiamo con la demo. Mi piace la risposta che è in vantaggio, è suspense, non vi diciamo niente. Sì. Beh, direi che ci siamo, quindi chiudo il sondaggio e ti passo la parola. Quindi ora dovresti essere in grado di riuscire a presentare Rosario. Perfetto, dovreste vedere il mio schermo, corretto? Ottimo. Bene, allora riprendo la slide che abbiamo visto presentare da Maurizio in precedenza, perché adesso andremo a vedere dal punto di vista tecnologico in che modo possiamo parlare di privilegio minimo, quindi il principio del privilegio minimo, come fare ad applicarlo, soprattutto in considerazione, diciamo, dell'accesso al dato, quindi identificare i contenuti ad alto valore, in primis, eliminare i dati non necessari, semplificare la migrazione dei dati critici in quarantena, per esempio. O identificare e revocare autorizzazioni eccessive. E poi, diciamo, opzionale, potremmo anche oscurare automaticamente i dati. Questo, dal punto di vista della protezione del dato, significa applicare il privilegio del principio minimo, no? Come lo facciamo dal punto di vista tecnologico? Bene, intanto dando visibilità e riduzione della sovraesposizione attraverso un programma di data access, governance e classification. Converrete con me che primario riuscire a soddisfare questo requisito al fine poi di capire in che modo ristrutturare gli accessi, no? E quindi lo facciamo con due soluzioni, NetWix Auditor, e lo facciamo attraverso la Data Classification. Quindi andiamo sul pratico, andiamo a vedere in che modo possiamo indirizzare la tematica del DAG attraverso NetWix Auditor. Intanto rispondendo a queste domande, chi è che ha accesso ai dati all'interno dell'organizzazione? E quindi con un clic avere visibilità di quali sono gli utenti attivi, che cosa fanno, cosa fanno con i dati, se accedono in sola lettura, se li modificano, se li eliminano e quali sono i server dove c'è attività. Perché? Perché in questo modo riusciamo a capire magari che ci sono dei dati dormienti, dei dati vecchi non più utilizzati, oppure dei server dove ci sono delle share che di fatto non vengono più utilizzate. Questo significa poter archiviare. L'archiviazione è una strategia di tutela del dato, evitiamo di trovarci nella condizione di overexposure. Quindi chi ha accesso ai dati e che tipo di livello di accesso? Questo è un report che ora vediamo nella console, file server state in time, quali sono i permessi che ogni utente ha in ogni singola cartella del nostro file system. Ora parliamo del file system, potremmo anche parlare del cloud, Office 365, eccetera. Un'altra domanda. Chi ha accesso ai dati e che cosa fa con i dati? Questo ci serve per ristrutturare gli accessi. Cosa significa? Una volta che io ho appurato che Rosario accede a una cartella di rete in sola lettura, per quale motivo ha il full control su quella cartella? Se la macchina di Rosario viene attaccata da un ransomware, con i privilegi full control il ransomware può fare danni, con i privilegi di Dolly il ransomware può fare ben poco. Chi è il proprietario? Sapete benissimo che non è l'IT che decide se inasprire, diciamo, il livello di controllo su una cartella oppure rimuovere dei dati sensibili da una cartella. Dobbiamo identificare l'owner. L'owner lo identifichiamo anche attraverso le statistiche di utilizzo del dato.
e in questo modo sappiamo chi è l'interlocutore al quale dobbiamo chiedere se rimuovere dei dati sensibili presenti all'interno di una determinata cartella. Un altro esempio, e questo è assolutamente indispensabile, è capire se ci sono dei dati non più utilizzati. Quindi con un clic possiamo avere la lista dei file non utilizzati ed eventualmente decidere di archiviarli. E infine, quali sono i dati sensibili? Come facciamo a indirizzare i nostri sforzi tecnologici se non abbiamo la più pallida idea di quali siano i dati che contengono informazioni sensibili e dove si trovino questi dati? Quindi questo è fondamentale. Ora, noi dal punto di vista tecnologico, per quanto riguarda questa tematica specifica, beh, quello che facciamo è intanto avviare all'interno dell'organizzazione un processo di data access governance, quindi attraverso Netflix Auditor andiamo a creare un piano di monitoraggio e questo piano di monitoraggio ci permette di andare a scoprire quali sono le cartelle di rete, quali sono i file presenti all'interno delle cartelle. Ora sto parlando di cartelle di rete per fare un esempio, ma come detto potrebbe essere SharePoint Online, potrebbe essere un SQL. Fatto questo, avremo automaticamente tutta la reportistica che ci permette in primis di essere in linea con le nostre esigenze di compliance a un determinato framework o un audit esterno. Quindi in qualunque momento siamo in grado di rispondere a che cosa succede all'interno del nostro file server. Quindi se io volessi verificare quali sono stati gli accessi negli ultimi 7 giorni al nostro file server, quali siano le attività effettuate, in un attimo ho questo tipo di visibilità. E quindi posso rispondere a tutte quelle domande che abbiamo visto prima. Quindi in un attimo posso per esempio verificare, ma fammi vedere l'attività degli utenti negli ultimi 7 giorni, 7 mesi, 2 anni. Quindi abbiamo la possibilità di acquisire tutta quella serie di informazioni che ci permettono poi di applicare le azioni correttive opportune all'interno dell'organizzazione. Quindi in questo caso io vedo che negli ultimi 24 ore l'amministratore ha effettuato degli accessi anomali, no? Guardate, 1297 modifiche sul file server e comunque riusciamo a rispondere adeguatamente alle esigenze di data access governance. Poi abbiamo la data classification. Data classification quindi significa poter classificare il dato e poi tirare fuori delle informazioni del tipo, ma fammi vedere quali sono le cartelle che contengono dei dati classificati e fammi vedere che tipo di permission ci sono su queste cartelle. Beh, da lì ci possiamo accorgere magari che abbiamo delle problematiche di sicurezza. Guardate in questo caso, questa cartella contiene Personal Identifiable Information, GDPR, PCI DSS e poi una custom, una categoria di classificazione interna che si chiama Enterprise Classification. Abbiamo tutta una serie di utenti che accedono in full control. Quindi il nostro compito è incrociare questo dato con il dato relativo all'effettivo utilizzo e applicare il principio del privilegio minimo. Quindi attraverso queste informazioni siamo in grado di applicare questo modello di fatto, no? Senza queste informazioni comprenderete bene che non lo possiamo fare. Un'altra cosa importante è ovviamente la classificazione. Quindi la classificazione significa analizzare il contenuto dei file, in questo caso di file strutturati o non strutturati. Non strutturati sono i file che abbiamo sul nostro file server, i file strutturati sono quelli che abbiamo nei DB. E quindi applicare la corretta classificazione. In che modo lo facciamo? Lo facciamo scansionando le sorgenti, che sono quindi il file server, le DFS, come vedete in questo esempio, no? Quindi abbiamo la lista delle cartelle. E successivamente andiamo ad applicare le tassonomie. Le tassonomie sono dei template di fatto già pronti, per esempio per l'Italia abbiamo tutta una serie di template già pronti che ci permettono di rilevare i file relativi al GDPR, per esempio la carta d'identità, il passaporto, il codice fiscale, oppure la partita IVA. E quindi all'interno di questi template sono definite le modalità con le quali andiamo a rintracciare il formato specifico e lo facciamo con una tecnologia basata su espressioni regolari, keyword, i metadati, possiamo anche richiamare i metadati, con anche la possibilità, diciamo, opzionale di full index. Full index significa, voglio verificare, per esempio, quali sono i dati relativi alla PCI DSS.
i dati relativi alle carte di credito Amex, e quindi io con un clic faccio un browse e ho la visibilità di tutti i dati che contengono l'American Express all'interno della mia infrastruttura. Oppure posso utilizzare il Search Tool o il DSAR Report per verificare tutti i dati che contengono, per esempio, il mio nome e cognome. Quindi anche per andare incontro a quello che è il diritto all'oblio, no? Quindi il diritto all'oblio prevede che tu sia in grado, tu, diciamo, azienda, tua entità terza, di rilevare tutti i dati che riguardano l'individuo, in questo caso Rosario Bonanno, e procedere alla cancellazione, quindi la capacità di creare il DSAR report. Altro argomento molto importante che abbiamo visto nella slide precedente, che introduceva questa parte tecnologica, sono i workflow. Possiamo, per esempio, massivamente rilevare tutti i dati relativi al GDPR o alla PCI DSS e muoverli, spostarli in una cartella specifica. Quindi possiamo creare dei workflow che permettono di muovere i dati in una cartella di quarantena, modificare le permission sulle cartelle o effettuare altre tipologie di attività. Quindi questo è, diciamo, il nostro approccio per quanto riguarda la capacità, anzi abilitare, diciamo, la nostra capacità di evitare le situazioni di overesposizione del dato. E quindi proteggerlo, perché una volta che sappiamo dove sono i nostri dati, una volta che abbiamo impostato le permission corrette, siamo assolutamente in grado di adottare tutte le ulteriori tecnologie necessarie mirate nell'ottica della protezione del dato. Andiamo all'altro argomento che ha introdotto Maurizio, quindi mi sposto sulla seconda slide. Bene, la gestione degli utenti privilegiati. Beh, qui diciamo che è abbastanza ampio l'argomento. Vi faccio vedere anche un test pratico, perché tante volte sentiamo parlare di utenze privilegiate, privilege escalation, però talvolta noto che nelle aziende, diciamo che quasi quasi il PAM è quindi una soluzione che permette di gestire e mitigare il problema di sicurezza delle utenze privilegiate, sia quasi un di cui, no? Senza, secondo me, valutare attentamente i rischi relativi agli utenti privilegiati. Intanto li dobbiamo identificare e abbiamo tanti account di servizio presenti all'interno delle nostre infrastrutture. Dobbiamo ridurre i privilegi, quindi una volta presa visione di chi ha i privilegi amministrativi, possiamo a quel punto ridurre il fenomeno. Possiamo, per esempio, eliminare automaticamente gli utenti privilegiati in che modo? Fornendo il privilegio just in time. Questo cosa significa? Io sono un utente non privilegiato, devo accedere a un server SQL e mi dai il privilegio just in time. Devo accedere ora? Creiamo il privilegio automaticamente. Ho finito la mia attività, ho terminato l'attività di manutenzione, rimuoviamo il privilegio. Quando l'attaccante arriva all'interno della vostra infrastruttura, non potrà utilizzare quel privilegio per attaccarvi. E quindi non avverrà il lateral movement o l'escalation di privilegi o la modifica di sistemi per garantirsi ulteriori possibilità in termini di attacco. E ora andiamo a vedere tutta una serie di casistiche molto pratiche. Tra l'altro devo dire che questa è una parte che mi piace notevolmente, nel senso che andiamo a ridurre la superficie di attacco e rilevare le condizioni tossiche che abbiamo su Active Directory in primis, perché talvolta siamo proprio noi stessi che andiamo a creare all'interno della nostra infrastruttura tutta una serie di condizioni che permettono all'attaccante di attaccarci, ok? E poi è quello che succede nella maggior parte degli attacchi. Quindi oggi ora vi farò vedere come mettere al sicuro Active Directory con Netflix Auditor, la protezione in tempo reale con la soluzione Stealth Defend e ridurre gli account privilegiati con il PAM. Quindi procediamo e vediamo dal punto di vista tecnologico in che modo possiamo indirizzare queste tematiche. Quindi torniamo un attimino sul nostro Netflix Auditor e vi faccio vedere un'area molto importante, ovvero Risk Assessment. Risk Assessment, signori, significa che qui abbiamo tutta una serie di macro evidenze di alcune macro problematiche che probabilmente conosciamo. Talvolta è un'assunzione di rischio. Abbiamo deciso di assumerci questo rischio, va bene. Altre volte invece non abbiamo visibilità e quindi non sappiamo che abbiamo magari una percentuale altissima di utenze privilegiate all'interno dell'infrastruttura. Quindi abbiamo bisogno di un PAM. Abbiamo molti user con password never expires perché abbiamo delle soluzioni di self-service password reset. Tra l'altro ne abbiamo una all'interno della nostra
una delle nostre soluzioni permette di mitigare questa problematica. Abbiamo visibilità su tutte le situazioni di problematiche a livello di accesso ai dati, direct permission, open folder, open access, scusate. Ma in più cosa possiamo fare? Guardate, vi faccio vedere alcune condizioni che espongono la vostra organizzazione a dei rischi. La modifica dell'admin SD holder, per esempio, è una tecnica di persistenza. Voi oggi riuscite a rilevare se qualcuno fa una modifica all'SD admin holder? Probabilmente sì, ma probabilmente no. Cosa significa modificare questo template? Significa che Elena, che è stata appena aggiunta all'interno di questo template di Active Directory, fra 60 minuti diventerà la proprietaria della vostra infrastruttura e potrà accedere ovunque, potrà modificare qualunque cosa. Quindi potrebbe essere un consulente che accede per fare manutenzione, si garantisce un accesso alla vostra infrastruttura per poi attaccarlo o fornire a terzi l'accesso. Posso rilevare questa condizione con NetBricks Audit e se qualcuno fra 2 mesi modifica l'admin SD holder, me ne accorgo. Vi faccio vedere un altro esempio. Plaintext password attack. Se qualcuno di voi utilizza Windows 2012 e utilizza le preference per lanciare degli script, in questo caso per impostare la password dell'utente locale su tutte le macchine, l'attaccante può rilevare questa situazione. Questo è Kali Linux, questo è uno script che analizza la sysvol e sapete che la sysvol è accessibile in read-only e rileva queste condizioni, plain text attack, e poi a quel punto vedete una password creativa, Peppino1234. Quindi ho craccato la password, a quel punto ho una password per accedere all'interno della vostra infrastruttura. Ah, posso rilevare questa condizione, signori? Perché posso creare un filtro di questo tipo, questo filtro può diventare un alert, e a quel punto, se qualcuno crea questa configurazione che vi espone a un rischio, la identifico immediatamente. Maurizio parlava di velocità. Beh, velocità anche identificare le condizioni di rischio che siamo noi stessi a creare all'interno dell'infrastruttura. E quindi andiamo a creare un alert e riceviamo un alert quando abbiamo a che fare con questa situazione. Guardate quest'altro attacco. Se qualcuno vi crea un account su Active Directory spuntando Do not require Kerberos pre-authentication, siamo esposti a questo attacco. Roasting attack. Questo è quello che fa l'attaccante. Questo è uno script che potete scaricare. Questo script rileva questa condizione e possiamo acquisire l'hash e lo cracchiamo. Ecco la password. Posso rilevare questa condizione, vedete? Posso creare un filtro che dice se i dettagli, che sono questi che abbiamo sulla destra, contengono Do not require Kerberos pre-authentication, diamine, voglio un alert, perché io devo essere al corrente se si è verificata questa situazione. E genero l'alert. E poi abbiamo altri esempi. Vi faccio vedere i brute force. Se abbiamo dei tentativi di brute force, quindi in questo esempio ho lanciato Hydra all'interno dell'infrastruttura su una sessione RDP e prima o poi la password diciamo che la becco, no? Quindi io invece voglio rilevarle queste situazioni, voglio generare un alert in base ovviamente a un threshold senza generare falsi positivi e a quel punto avere visione che ho un problema di sicurezza. E adesso invece passiamo al discorso dei privilegi. Vi faccio vedere un esempio pratico. Allora, sono collegato su questa macchina come Paul Cannon. Ok? Paul Cannon è un utente non privilegiato, però è local admin su questa macchina. Ok? Ha deciso che vuole accedere a questa cartella. Finance. Vuole rubare le informazioni. Potrebbe essere l'attaccante che tenta di accedere alla cartella finance per criptare le informazioni. Allora, che cosa fa? Siccome è uno smanettone, passatemi il termine tecnico, allora si è scaricato un tool, quindi uno script che effettuerà tutta una serie di cosine molto carine. Si chiama Bloodhound. Questo script è in grado di rilevare i percorsi di attacco per attaccarvi. Quindi io lo lancio all'interno dell'infrastruttura e lui mi dà tutte le informazioni sul vostro sistema
su Active Directory, eccetera, eccetera. E poi mi dice, ma guarda, se vuoi fare questa escalation lo puoi fare così. Quindi ora qui simuleremo una fase di recon, andremo a effettuare una privilege escalation attraverso un pass di hash, andremo a generare un Kerberos ticket e poi il golden ticket per effettuare l'exfiltration delle credenziali. Quindi in questo momento è partita la fase di recon. Recon sapete che significa? Una serie di query LDAP che io lancio sul domain controller per capire che cosa c'è sul domain controller, account privilegiati, eccetera. Ora guardate, ci propone, vogliamo fare un hash dump, vediamo quali sono le credenziali presenti nella memoria di questa macchina. E quindi lui ci dice, oh, ho beccato Bonnie Skelly. Beh, Bonnie Skelly è parte del gruppo domain admin e ho l'hash. E una volta che ho l'hash posso fare qualunque cosa, signori. Infatti lui ci dice, ma facciamo un pass di hash. Sto facendo una privilege escalation in questo momento. Quindi privilege escalation, parte Mimikatz, perché a questo punto, siccome Bonnie Skelly è parte del domain admin group, ecco qui il comando Mimikatz, questo è Mimikatz, che ci permette di effettuare una dc-sync. Quindi io prendo l'hash che ho creato come parte dell'attacco. Lo vado a copiare, non me lo copia, quindi me lo scrivo a manina. Quindi faccio 81 827 F. Quindi AA 47 C5 FC 94 07 C1B. Quindi io quello che sto facendo adesso è copiare l'hash 76B23. Ora, se è corretto, lui cosa ci dice adesso? Ok, guardate, ho creato il, questo è il comando per creare il golden ticket. Col golden ticket divento il proprietario di Active Directory, diciamo, divento il re della vostra infrastruttura. E quindi lui ci dice, ok, a questo punto abbiamo il golden ticket e possiamo effettuare l'exfiltration. Ed ecco la cartella finance, guardate sulla vostra sinistra. Ho effettuato l'exfiltration, come? Sfruttando tutta una serie di misconfiguration e sfruttando un altro problema, gli account privilegiati. Bonnie Skelly era connessa su questa macchina, dove poi l'attaccante ha deciso di attaccarci. Ho estratto dalla memoria l'hash e l'ho usato per effettuare l'exfiltration. Questo è un caso pratico, automatizzato, ma rende l'idea. Cosa abbiamo fatto nel frattempo? No, siamo fortunati perché all'interno della nostra infrastruttura abbiamo questo software che si chiama Stealth Defend e che nel frattempo che si sviluppava l'attacco all'interno dell'infrastruttura ha tracciato tutta una serie di cosine, come vedete. Intanto guardate qui. Ci ha informato che Bonnie Skelly, che era l'account privilegiato connesso sulla macchina dove era collegato Paul Cannon, si è connessa un'ora fa a questa macchina. Questo noi dobbiamo avere visibilità di queste situazioni, oltre che ridurre gli account privilegiati. Ok, mi seguite? Guardate, server LDAP recon, ho rilevato l'attività di recon, posso andare nei dettagli e vedere la query che è stata lanciata. Questa è la query che ha permesso poi di capire qual era la via per sferrare l'attacco. Questo è quello che fanno gli attaccanti quando ci attaccano, che sia un ransomware, che sia un'altra tipologia di attacco. Le modalità sono più o meno queste. Esiste sempre un'interazione con Active Directory nella maggior parte dei casi. E quindi lui, vedete, mi dice, mi dà tutta una serie di informazioni preziose. Ora a breve traccerà anche la dc-sync activity, traccerà successivamente il golden ticket, e questo avviene in real time perché questo prodotto, questa soluzione, utilizza un agent installato sui domain controller e anche su un file server. Quindi io ho visibilità dell'attacco, posso reagire in automatico attraverso un playbook eventualmente. Quindi potrei dire, quando rilevi una dc-sync non autorizzata, fai partire per esempio un playbook che disabilita l'utente, resetta la password, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo una situazione di rischio causata da un account privilegiato che si è connesso su una macchina che poi è stata attaccata, sono riuscito a rilevarlo.
Però noi facciamo anche un'altra cosa. Il PAM, che cos'è il PAM? Il PAM è una soluzione che permette di accedere in modo sicuro e tracciato ai sistemi per effettuare attività amministrative. Quindi in questo momento sto simulando l'accesso di un utente 890458, 890458 alla nostra soluzione, al nostro PAM. Quindi che cosa faccio? Invece che fornire all'utente Scott in questo caso un account privilegiato, se Scott deve accedere al server, quindi se deve accedere per esempio al file server per effettuare un'attività con i privilegi di local administrator, in questo modo posso dare l'accesso on demand. Quindi quando clicco Start Session, è in questo momento che viene creato un account temporaneo che viene aggiunto al gruppo di amministratori locali di questa macchina e Scott potrà terminare la sua attività. Quando finisce l'attività, tutto verrà rimosso. Quindi l'account di Bonnie Skelly, che prima ha permesso la privilege escalation e l'exfiltration della cartella Finance, non sarebbe avvenuto. Poi è avvenuto e l'ho rilevato e lo potevo anche bloccare attraverso la soluzione Stealth Defender. Ma vi rendete conto che con questi esempi che ho fatto, se pensiamo alle nostre infrastrutture, nella maggior parte dei casi non avreste rilevato nulla. Anche perché una fase di recon su Active Directory non viene ovviamente vista né da un anti-malware né dalle altre soluzioni che probabilmente utilizzate all'interno della vostra infrastruttura. Quindi è necessaria una soluzione specializzata. Quindi a questo punto Scott può accedere al suo server, ma in modo sicuro. Quindi just in time privilege, la sessione viene registrata e posso anche applicare dei workflow autorizzativi, quindi potrei dire prima di farti accedere al file server, il proprietario della risorsa deve autorizzare. Quindi Scott finisce la sua attività, al termine della sua attività, vabbè, qui ora si sta connettendo, questa è la macchina Windows remota, come vedete c'è un countdown che posso definire una sessione di 1 ora, 2 ore, eccetera. Quindi termino la mia attività, chiudo la sessione e quando clicco Stop Session, automaticamente viene rimosso il privilegio. E ora vediamo invece che cosa è successo, cosa abbiamo nel backend. Quindi facciamo l'accesso come amministratore. Quindi in questa soluzione noi abbiamo intanto la registrazione delle sessioni, quindi eccola qui, e qui abbiamo la nostra registrazione. Che cosa ha fatto Scott? La base, no? Sui sistemi critici dove avere questo tipo di controllo. Però magari voglio anche scoprire quali sono gli account di servizio, come vedevamo nella slide che abbiamo visto prima e come diceva Maurizio, no? Quindi diciamo che voglio per esempio verificare su una macchina specifica quali sono gli account di servizio. Se ce ne sono, quindi vengono listati qui e li posso prendere in carico con la password rotation. Quindi applico la password rotation e a chi posso assegnare i privilegi just in time lo faccio attraverso la policy. Quindi quello che abbiamo visto prima, quindi l'accesso come local admin, è avvenuto, vedete, perché Scott è collegato a questa policy, user activity, activity token for local admin. Qui stiamo dicendo al sistema: crea un account, aggiungilo al gruppo di local admin, fai il monitoraggio della sessione, rimuovi tutto al termine. Ovviamente avrete delle domande che potremo indirizzare in un'altra sede, possiamo anche gestire la macchina con degli account per i quali facciamo la rotazione della password, possiamo avere il classico data vault o possiamo utilizzare l'account che ha richiesto l'autenticazione. Quindi ci sono ovviamente tutte le possibilità in termini di flessibilità. A questo punto passiamo all'ultima slide di questa carrellata. Vi faccio vedere, allora, dovrebbe essere, ok, il ransomware, quale argomento migliore che sempre, diciamo, su tutti i quotidiani, no? Tra l'altro mi sa che c'è una notizia di ieri che riguarda un altro attacco ransomware. Ok, quindi qui, come vediamo, abbiamo stabilire ed applicare un modello con privilegi minimi. Abbiamo già visto un esempio pratico e come possiamo approcciare dal punto di vista tecnologico questo problema. Ma ora la domanda è:
Ok, come faccio però a inasprire la mia capacità di rilevazione dell'attacco ransomware? Perché purtroppo di solito ce ne accorgiamo quando ce lo segnala l'utente, oppure quando ce lo segnala l'attaccante, oppure quando non funziona più nulla. Quindi quello che noi potremmo fare, diciamo, ci possiamo muovere in due modi. Il primo modo è attraverso Netflix Auditor. Ora, se subiamo un attacco ransomware, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo capire che è successo. Qual è l'impatto dell'attacco? Dobbiamo capire quali sono i file criptati, in che modo l'attaccante è entrato all'interno della nostra infrastruttura. E quindi noi possiamo assolutamente aiutarvi. Perché? Perché se in questo momento si sviluppa un attacco ransomware su questa infrastruttura dove ho questo ambiente di laboratorio, immaginiamo si sia sviluppato adesso, in questo momento. Beh, allora io vado a vedere le modifiche e vedete sul file server ho 1297 modifiche. E come vedete io qui ho la lista dei file che sono stati criptati dal ransomware. E quindi con un click io posso creare il report e io in un attimo so quali sono gli utenti che sono stati impattati dall'attacco, da dove si è sviluppata l'attività di encryption. E quali sono tutti i file? E quindi io immediatamente ho evidenza dell'impatto dell'attacco. Senza una soluzione di questo tipo lo dovreste fare manualmente e ci vogliono ore, barra giorni, dipende dall'entità dell'attacco, no? Dalla propagazione, eccetera. E quindi vedete, questo è un primo livello, però voi mi direte, ok, ma posso anche mitigarlo l'attacco? Anche qui noi abbiamo due livelli di mitigation possibili, no? Intanto vi faccio vedere un esempio, no? Oh no, no, non è questo l'esempio che voglio vedere, è quest'altro. Allora, quando si sviluppa un attacco ransomware, che cos'è che succede? Succede che rileviamo sul file server tutta una serie di azioni di modifica, no? Perfetto. Bene, allora io potrei dire, ma creiamo un alert. Allora vado qui, creo un alert e gli dico, se rilevi 50 modifiche in 60 secondi, beh, c'è qualcosa che non va, potenzialmente, no? Risk score 100, response action, e qui ci metto uno script che mitigherà l'impatto dell'attacco ransomware. Vi faccio vedere un esempio. Lo script che potremmo implementare potrebbe essere un qualcosa di questo tipo. Questo PowerShell script che non fa altro che rilevare chi è coinvolto nell'attacco, quali sono le piattaforme, blocchiamo l'account e creiamo una regola sul firewall del file server per bloccare l'attività di encryption. Ok? Bene, questo è un primo livello. Beh, ve ne faccio vedere un altro. Vedete che vi dicevo che la soluzione Stealth Defend, no? Quella che abbiamo visto prima che ha rilevato la fase di recon, il Golden Ticket Attack, eccetera, ci permette anche di proteggerci dal ransomware. Quindi, perché questa soluzione ha anche un modulo che questa ci permette di rilevare attacchi ad Active Directory e attacchi al file server. Vedete? Ok, ransomware. E posso applicare una contromisura. Quindi, diciamo che Paul Cannon non è contento, no? Si è già appropriato della cartella Finance, ma adesso ha deciso che vuole andare sul file server, nella cartella Documentation, e ha deciso che vuole criptare tutte le informazioni presenti all'interno della cartella. Quindi lancia un attacco ransomware, i file vengono criptati, che è quello che succede realmente, no? E quindi a questo punto la nostra soluzione, che cosa fa? A un certo punto genererà un nuovo alert. Intanto vedete, ha generato Golden Ticket, eccetera. C'era un delay solo, non è un delay reale, è solo l'ambiente demo. Quindi in questo momento che succede? Che a livello di investigation, guardate, intanto ha già tracciato tutta l'attività del ransomware, vedete? Autorecover, avrò tutta la lista dei file criptati, eccetera. Vedete qui. E lui automaticamente a questo punto andrà anche a tracciare l'attività. Questo avviene solitamente in 30 secondi. E quello che noi possiamo fare
a questo punto è lanciare una contromisura automatica. Quindi nel momento in cui viene rilevato l'attacco ransomware, ve lo faccio vedere nelle slide che ce le ho pronte qui, guardate. Vi faccio vedere un caso pratico con la piattaforma. Guardate qui. Quindi viene rilevato l'attacco ransomware, quindi viene rilevato praticamente, viene generato un evento di questo tipo, ransomware file created, viene applicato, viene ovviamente avete tutti i dati sull'attacco, qui sono gli utenti coinvolti e i file. E poi abbiamo l'applicazione del playbook, che in questo caso andrebbe a disabilitare l'utente e creare la regola sul firewall. Quindi verrebbe creata questa regola sul firewall, disabilitato l'account di Polkennon, come vedete. E mentre sto parlando, questo sta avvenendo nell'ambiente di laboratorio. Ho solo anticipato i tempi, visto che siamo anche al termine della sessione. Quindi se torniamo qui adesso, lui sicuramente avrà generato pian piano. Ci farà vedere questo avviene in 30-40 secondi comunque realmente. Quindi avete visto in che modo possiamo approcciare tutta una serie di casistiche. Siamo al termine di questo webinar, spero sia stato interessante. Vorrei solo terminare facendovi vedere un'altra slide, che sarebbe questa qui, dove possiamo vedere, ops, scusate, eravamo qui. Abbiamo tutta una serie di, oltre all'acquisizione di cui parlava Maurizio all'inizio della sessione, come vedete abbiamo tutta una serie di soluzioni che si addicono a tutte le fasce di mercato. Oggi per esempio abbiamo visto Data Classification, Netflix Auditor, abbiamo visto l'SD-PAM, abbiamo visto Stealth Defend che comunque qui lo listiamo nell'enterprise, ma ovviamente è applicabile anche al mid-market, anzi diciamo che è proprio nel mid-market che vediamo tante aziende scoperte, quindi a livello di protezione di Active Directory, e quindi potrebbe essere interessante un'attenta valutazione. Abbiamo poi Risk Insight, che è una piattaforma cloud che ci permette di avere gli indicatori di rischio. Oggi non l'abbiamo vista per questioni di tempo, avete visto, abbiamo trattato tanti argomenti, spero fruibili. Ma questa è una piattaforma interessante che è un add-on che permette di avere gli indicatori di rischio all'interno della nostra organizzazione relativamente a dati, infrastruttura e identità. E quindi diciamo andiamo a collezionare le informazioni che abbiamo visto anche quest'oggi in pratica, no? Non collezionarle, non analizzarle, non avere un livello protettivo. In tale ambito ci fa correre tutti i rischi che abbiamo visto all'opera quest'oggi. Abbiamo tanti clienti che usano le nostre soluzioni in Italia e siamo pronti ad aiutarvi sia dal punto, ovviamente io dal punto di vista tecnico, quindi per qualunque cosa non esitate a contattarci. A questo punto mi stoppo e se avete qualche domanda, prego, vi ringrazio. Grazie Rosario, sempre un piacere seguire le tue demo, grande demo come al solito. Ci sono, allora, c'erano un paio di domande, vabbè, ho risposto direttamente, ma le facciamo così, magari sono interessanti anche per il pubblico. Ermanno chiedeva, Onetrix 9.9, posso sfruttare qualche pacchetto per meglio analizzare il traffico dati client server o client internet? Io ho risposto che se intende traffico di rete o analisi di pacchetti, Netrix non è la soluzione, nel senso che non prevede un'analisi del traffico, se questa era la domanda. Fabio invece chiede, la data classification di cui parlavate prima lavora sia su database che su file system? Sì, ho risposto, la data classification lavora sia sul dato non strutturato, per cui file system, NAS, file Windows, EMC, NetApp, Nutanix, sia on-premise che cloud, quindi anche su SharePoint Online, Box, OneDrive e così via, ma anche sul dato strutturato, quindi c'è la possibilità di classificare anche i database, cioè quindi SQL, Oracle, Postgre, MySQL, eccetera. Penso di avere risposto. Vincenzo, chiede, si possono avere le slide del web assolutamente al termine della sessione, quindi va bene, stasera o domani mattina riceverete non solo le slide, ma anche il link con la registrazione, per cui se dovete volete inoltrare la registrazione, rivederla, inoltrare ai vostri colleghi o clienti, potete utilizzarla. Massimiliano chiede, vorrei capire se è possibile usare la soluzione Auditor. Oh, aspetta che mi è saltato la soluzione
Auditor che PAM anche in ambiente non AD. Grazie, qui magari rispondi tu, Rosy. Cioè, la soluzione auditor, certo, un ambiente non AD, chiaramente non metto sotto audit la parte di, se non ho un Active Directory, quindi un domain controller, però posso utilizzarla per mettere sotto audit la parte di file system, database, macchine fisiche, Windows Server e così via. Dovremmo poi identificare poi anche, diciamo, lo scopo dell'audit per capire poi quali, perché quando non abbiamo un ambiente AD, stiamo parlando di un work group, quindi un ambiente senza un dominio, che in quel caso ci sono tutta una serie di possibilità, ma che vanno esplorate identificando al meglio lo use case. Quindi Massimiliano, ci Cesare possiamo sentire dopo per capire meglio questa categoria. chiede, per quanto riguarda la data classification, se i file sono protetti da password, questi come vengono considerati come dati sensibili? Non credo, se sono protetti da password non è che vuol dire, cioè la data classification va a leggere il contenuto del file, in base, come diceva prima giustamente Rosario, a parole, combinazioni, frasi, combinazioni di parole, formattazione del documento, quindi regular expression, per cui se sono protetti da password, di default non li considera come dati sensibili. Non so se si possa creare una tassonomia doc che vada a vedere in questo caso la proprietà del file, però non so, Rosario, se hai la risposta a questa domanda. Si potrebbe esplorare, sì, probabilmente guardando le proprietà del file, ma le posso far sapere, Cesare. Ok, Ermanno dice: grazie Rosario, molto interessante. Un boom di informazioni. Vorrei analizzare Stell Defend. Sicuramente necessità di assistere per configurare al meglio le impostazioni di Netris che ho già, ma forse non ho impostato al meglio. Certo, Ermanno, peraltro, per i clienti esistenti, ogni tanto dovreste ricevere un'email da Diana, che è la nostra customer success, cioè si occupa, diciamo, dei rinnovi, che rinnova sempre tramite canale partner, però facciamo questo, diciamo, survey sui clienti esistenti, offrendo la possibilità magari di capire se l'installazione è stata fatta correttamente, quindi magari la contattiamo poi, Ermanno, offline. Davide dice: Netrix è in grado di classificare anche i dati all'interno di un DB SAP ANA? Bella domanda, non so, Rosario. Sicuramente no out of the box, ma si può creare il connettore custom. Ok, perfetto. Ok, grazie. Non ci sono al momento altre domande, quindi vabbè, se avete altre domande potete scrivere. Nel frattempo, le volevamo dare i risultati del sondaggio. Dunque, ricordate, la domanda era: qual è la tua principale preoccupazione? Ah, ecco, brava Armida, legata alla sicurezza. Vedete che la maggioranza ha detto la mancanza di visibilità di controllo, per cui io mi auguro che questo è proprio uno anche dei nostri dei nostri punti marketing, no? Visibilità completa, avere visibilità, avere il controllo, per cui le soluzioni, quantomeno le come è nato Netrix, quindi con Netrix Auditor, poi con l'aggiunta di Stellbit e altre tecnologie, proprio dare visibilità completa su quello che succede all'interno e il controllo, quindi anche con le soluzioni poi proattive, quindi con Stell Defend, con i workflow della data classification, gli alert con la reazione automatica. Vediamo che il secondo, la seconda, diciamo, preoccupazione, quantomeno per quanto riguarda i partecipanti al webinar di oggi, è l'attacco ransomware, io direi la sicurezza in generale, e anche qui spero che quanto mostrato da Rosario durante la demo vi possa aiutare o possa essere stato, insomma, di ausilio per capire che comunque esistono tecnologie. Certo, quando si parla di ransomware generalmente si parla di endpoint security, antivirus, EDR, firewall per la protezione perimetrale, però se tutte queste, non che non si debbano avere, attenzione, non vorrei, chiaramente sono soluzioni che bisogna sempre avere aggiornate,
e così via, però non sono sufficienti, se no non avremmo, perché ormai tutti abbiamo, tutte le nostre aziende hanno antivirus, EDR, endpoint security, anti-malware, firewall, per cui se fossero sufficienti non avremmo continuamente questo ormai diventato bollettino di guerra giornaliero. Per cui se la preoccupazione è sempre l'attacco ransomware, l'aggiunta di soluzioni di audit, visibilità, quanto ho mostrato da Rosario, sono sicuramente di ausilio, anzi, in alcuni casi ci aiutano ad avere quella velocità, no? Quella cyber velocity di cui parlavo all'inizio. Quindi, se nonostante i nostri layer di sicurezza veniamo attaccati, siamo infettati, dobbiamo accorgerci immediatamente. Quindi, ecco che le nostre soluzioni possono supportarvi in questo. Mi lascia un pochino perplesso, poi vorrei sentire anche le opinioni di Rosario, il fatto che lo scalare le credenziali di un utente privilegiato sia solo al terzo posto con un 20%. Perché? Perché forse ha ragione Rosario, o quanto dicevo io inizialmente, che non diamo molto peso agli utenti privilegiati, mentre invece sono coloro che hanno il passepartout che permettono di entrare all'interno dell'azienda. Quindi non è per spingere chiaramente la nostra soluzione di Privileged Activity Management, quindi SBPAM, ma perché è qualcosa che invece, se voi andate a vedere, noi sappiamo che adesso gli attacchi sono mirati al guadagno, no? Quindi al furto dei dati, poi i dati vengono o viene richiesto un riscatto direttamente all'azienda attaccata oppure vengono venduti direttamente sul dark web, cosa peggiore, no? Perché a quel punto magari non sappiamo neanche di essere stati attaccati, non ce li hanno criptati, li hanno sfiltrati. I vettori sono diversi, quindi è vero che ci sono questi ATP Group che lavorano, no? Con questi Advanced Persistent Threat, per cui questi attacchi persistenti, mirati, restano in ascolto, ma guardate che nel 90% dei casi, se non di più, anche se vanno ad attaccare un utente non privilegiato, poi con dei movimenti laterali o con quello che ha mostrato prima Rosario, quindi con pass the hash, golden ticket, il goal è arrivare ad avere le credenziali di un utente privilegiato, perché con le credenziali dell'utente privilegiato, con il passepartout, io entro dove voglio. Per cui attenzione a questo pericolo. Cosa ne pensi, Rosario? Sì, no, ma in effetti quello che dicevo è perché è anche una constatazione talvolta. Diciamo che, tra l'altro, se andiamo a vedere le fasi dell'attacco, per esempio, chi fa parte di un red team sa benissimo che la prima fase è ricognizione, no? Quindi dove andiamo a verificare, ok, quali sono i sistemi in ascolto, che tipo di porte, quali sono le porte aperte. Cerchiamo di capire se ci sono delle vulnerabilità e andiamo a sfruttare la vulnerabilità, per esempio. O un brute force, eccetera. Una volta che siamo sul sistema, la prima cosa che facciamo è capire: ok, sono su questo sistema, che possibilità ho? E le possibilità sono strettamente correlate ai privilegi che ha l'account che è collegato sulla macchina attaccata. E poi avviene la privilege escalation, che è una delle fasi dell'attacco, no? E quindi, come vedevo, dicevo qualcuno in chat, l'attacco ransomware è strettamente correlato alla privilege escalation. Per quale motivo? Perché non è, ormai il ransomware è un attacco che si è evoluto, no? Abbiamo varie forme. Una volta si propagava dalla macchina impersonando l'utente vittima collegato sulla macchina. Adesso invece l'attaccante compromette una macchina dove viene installata una reverse shell. Da lì parte una compromissione più ampia dell'intera infrastruttura. Per criptare tutto, per farlo devi fare una privilege escalation. E hai varie opportunità, di solito sono i servizi, il Kerber hosting, le memorie che abbiamo le memorie, scusate, gli hash che abbiamo nella memoria. E quindi è un problema che va invece indirizzato nel modo corretto attraverso, a mio avviso, tutta una serie di best practice, come alcune che abbiamo visto quest'oggi. Ok, io direi che possiamo chiudere. Allora, nella
Se volete avete tre documenti, non so se l'aveva già detto inizialmente Armida, poi mi tirerà le orecchie dicendo che non ero attento, ci sono tre documenti che potete scaricare direttamente dall'applicazione, che sono dall'applicazione intendo di GoToWebinar, il datasheet della Data Classification, il datasheet dell'SBPAM e il datasheet dell'Auditor. Chiaramente ci sono, avete poi i riferimenti miei di Rosario, di Armida. Per cui potete richiedere non solo altra documentazione, c'è il sito internet in italiano, quindi netrix.it dove andate a trovare documentazione, potete testare i prodotti, ma potete anche contattarci direttamente per una demo mirata, perché chiaramente abbiamo cercato di dare, soprattutto Rosario, un overview di quelle che sono le nostre soluzioni, le nostre piattaforme. Diverso è organizzare una demo ad hoc in base alle vostre esigenze, in base ai vostri casi d'uso, mezz'oretta, un'oretta, insomma, da remoto o direttamente da voi in ufficio. Per cui vi invito a chiaramente, se volete approfondire, a richiedere direttamente una demo. Detto questo, io vi ringrazio anche perché vedo che la maggioranza di voi, cioè soltanto un paio, hanno diciamo abbandonato, ma siete rimasti collegati per più di 1 ora e 20. Per cui vi ringrazio del tempo che ci avete dedicato. Lasciatemi ringraziare ancora Armida e soprattutto Rosario per la sua demo, la sua sessione, sempre molto interessante. Grazie a tutti e alla prossima, presto. Ecco, avremo una sessione specifica tra un paio di settimane su NNT, che è un'altra azienda che abbiamo acquisito. Quindi parliamo di configuration management, di change management, di change tracking, quindi anche qualcosa di importante sia in relazione alla compliance, ma anche sempre in relazione alla sicurezza. Quindi come accorgersi immediatamente se cambia il file system, la sto dicendo a grandi linee, all'interno di una delle mie macchine, un mio apparato di rete, un mio server, un mio client. Quindi sicuramente anche questa sessione è interessante e riceverete poi chiaramente l'invito. Grazie a tutti, grazie Rosario, grazie Armida. Grazie a tutti, grazie Grazie a mille. tutti e buon pomeriggio.